Nella notte tra domenica 23 aprile e lunedì 24 aprile all'Isola d'Elba un giovane ha rubato un'ambulanza per andare in discoteca. Il ragazzo, secondo quanto confermato dalla stessa pubblica assistenza fanpage.it, si è introdotto nella zona dove le ambulanze erano parcheggiate ed è salito a bordo di un veicolo partendo per fare il giro dei locali. Le immagini sono state riprese dai cellulari di alcuni automobilisti e poi diffuse sui social. Stando a quanto reso noto, l'automobilista avrebbe portato il veicolo rubato a Capoliveri, località non molti chilometri da Porto Azzurro. Il giovane avrebbe fatto anche diverse fermate per far salire a bordo altri ragazzi e portarli con sé per locali. Il video ha fatto in breve tempo il giro del web e nel filmato qualcuno suggerisce di chiamare le forze dell'ordine, sottolineando la pericolosità di quanto stava avvenendo. L'ambulanza è stata fortunatamente riportata nel parcheggio dal giovane e i volontari l'hanno ritrovata danneggiata. Secondo quanto confermato a fanpage.it, l'automobilista improvvisato avrebbe infatti rigato una fiancata del mezzo, forse sfiorando un muro nel tentativo di parcheggiare. Le forze dell'ordine avrebbero già individuato il giovane protagonista della bravata e la stessa associazione ha fatto denuncia ai carabinieri. Furto, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Queste dovrebbero essere le accuse per il ragazzo che ha sottratto il veicolo.